L'ammiraglio Maugeri, capo di Stato Maggiore della Marina, risponde ad alcune domande postegli dalla settimana Incom. Cosa ci può dire, ammiraglio, sulla parte delle prese del fronte clandestino della resistenza di Roma? Beh, eravamo un piccolo gruppo di ufficiali, sottufficiali e marinai e riuscimmo a organizzare un servizio molto attivo di informazioni marittime contro la Germania. E furono 9 mesi di avventure proprio movimentate. Uno dei nostri, il maggiore Brandimarte, fu fucilato dai tedeschi. Il capitano Vespa portato a Mauthausen e tanti altri andarono a Via Tasso per 11 giorni. Conosciamo le tradizioni della Marina, il suo spirito è oggi scosso. Lo spirito dei marinai è uscito temperatissimo dalle prove di valore e di disciplina durante la guerra e durante la cobelligeranza. Ma naturalmente le clausole navali del trattato di pace provocano profonda amarezza e vivo dolore. Non avremmo mai immaginato che tutta l'opera compiuta in perfetta lealtà durante la cobelligeranza fosse così misconosciuta e così mal ricompensata. E che previsioni può fare sul trattato di pace? Se i rappresentanti del popolo italiano decideranno di firmare il trattato, i marinai comprenderanno che ciò sarà fatto per un superiore interesse della nazione. Essi però si aspettano che gli alleati rispettino il loro sentimento di dignità e di onore. Ci può dire appunto qualcosa dei progetti sul futuro? La nostra marina sarà certamente di modesta entità, però dobbiamo aggiornarla completamente di tutti gli immensi tecnici che sono stati fatti in questi ultimi anni. La cura più attenta, più affettuosa deve essere data agli uomini e solo così potrà continuare la nostra tradizione di disciplina, di valore e di capacità professionale.